Il Ministero dell'Interno, la Prefettura, ha dato l'annuncio di un'attività di controllo e repressione del commercio abusivo. La comunità di senegalesi e delle associazioni che le rappresenta, cosa ha da dire in merito? Grazie, io dichiaro di essere il vice presidente dell'Associazione dei Senegalesi Agricento. Okay. In questo momento che sto parlando, noi senegalesi e tutti i migranti che stanno vivendo qui abbiamo ricevuto un ordine di non più montare a San Leone. L'abbiamo capito, però abbiamo anche capito che non sappiamo dove viene questo ordine, però vogliamo fare capire alla gente che non è che noi vendiamo tutti roba contraffatti. Tra di noi ci sono gente regoli, con la licenza, con le partita IVA, con l'iscrizione alla Camera di Commercio. Però siamo stati buttati fuori, non lo sappiamo di chi, del sindaco, della prefettura, però vogliamo lavorare nelle norme regolari, a pagare i posti dove mangiamo, a pagare le tasse all'Stato e noi vogliamo lavorarci nelle norme più giuste, nella tranquillità, senza disordine, senza violenza e con calma. In molti comuni della provincia, anche in giro per la Sicilia, voi siete chiamati a far parte dei mercatini, delle fiere, una possibilità di questo tipo, però ad Agrigento ancora non vi è stata offerta. Sì, questo lo confermo perché noi andiamo fino a Trapani a montare lì, a Marsala, a lavorare e abbiamo la residenza qui, Agrigento, a Selinunto. Andiamo a 200 km Agrigento e lavoriamoci, però qua dove viviamo, dove abbiamo la residenza, dove paghiamo le case, la luce, l'acqua, non abbiamo la possibilità di lavorare. Questo è un dispiace, che non sappiamo dove piangere perché. E mi dispiace, abbiamo una famiglia, dobbiamo lavorare, il diritto di lavorare. Vai a San Leone ora, ci sono quelli che vendono panini, ma quello hanno la licenza, noi abbiamo la licenza, perché noi dobbiamo andare via e loro devono montare. Questa è la discriminazione, perché non è giusto che fanno lavorare l'italiano che ha la licenza e gli stranieri che hanno la licenza non lo fanno montare. Però noi vendiamo roba normale, non è che noi vendiamo tutti roba contraffatti, vendiamo roba normale con la licenza, con le partita IVA e dobbiamo avere la possibilità di lavorare a Agrigento. Questo vogliamo, lavorare nella città dove viviamo. Abbiamo l'opportunità di lavorare a Selinunto, a Marsala, a Castelvetrano, a Trapani, a Gela, fuori provincia, però qua a Agrigento no, mi dispiace molto. Lei pensa che in questo momento quelli di voi che non hanno le autorizzazioni siano avvantaggiati, cioè se non vi offrono la possibilità di poter fare un mercatino ufficiale, quelli che invece vendono materiale anche contraffatta, non hanno bancarella, non rispondono di nulla, montano magari per terra e vanno a vendere, mentre voi che siete in regola siete tirati fuori in questo momento? Sì, è giusto, questa è da rifare. Noi che abbiamo le licenze, noi che paghiamo tutto, l'iscrizione alla Camera di Commercio, non abbiamo questa possibilità. Non abbiamo questa possibilità di poter vendere, di poter montare. Quelli che hanno la possibilità di lavorare e quelli che sono abusivi. Allora noi chiediamo cortesemente a mettere le cose nelle norme, perché noi che abbiamo tutti i documenti, i regoli, non possiamo lavorare nella città di Agrigento. È un dispiace, montano soldi che sono abusivi e loro stanno facendo una moda generale, sono tutti abusivi. Vogliamo dichiarare che non siamo tutti abusivi. Purtroppo però ci sono molti che vivono con materia contraffatta o comunque in maniera abusiva senza pagare, non sono degli imprenditori, dei commercianti, ma vendono in maniera abusiva. Nei loro confronti voi avete instaurato un qualche forma di dialogo per cercare di, insomma, di ridurre il fenomeno? Certo, noi da anni che siamo qui, però noi che abbiamo fatto 10-15 anni qua, cerchiamo a mettere i ragazzi nella strada per lavorare nelle norme, a lasciare le cose contraffatte, però
ognuno prende i rischi, però noi i consigli che possiamo fare e che possiamo dare, ragazzi, lavorate nelle norme giuste, però dicono che non rischia, non guadagni, i ragazzi stanno rischiando. E questa vendita di controfatti è generale, dove vai in Italia, al nord, al centro, al sud, lo trovi, però noi stiamo aiutando i ragazzi a lasciare questo lavoro, questa vendita di roba controfatti. Stiamo facendo il meglio a mettere i ragazzi nelle norme giuste, però non si può fare da un giorno, si vuole piano piano a mettere i ragazzi nella strada giusta. Voi come associazione avete raccolto quasi 70 commercianti per chiedere al Demanio di rinnovare il mercatino etnico. A che punto è la pratica in tal senso? Questa lista è la lista che avevamo nell'anno 2012. Eravamo 70 persone, tra si sono senegalesi, si sono marocchini, Bangladesh. Avevamo l'autorizzazione del Demanio, era nell'anno 2012 e eravamo nella zona di Eliporto e tutti erano regoli con la licenza, con le partite IVA. E ora abbiamo raccolto quasi 100-120 persone che sono padri di famiglia, sono qua con la licenza, non sono abusivi. Vogliono un'alternativa, come non ci può montare a lungomare, vogliamo un'alternativa per poter almeno lavorare, che siamo agricentini noi, ormai da 20 anni che stiamo vivendo qui, vogliamo un'alternativa, non possiamo montare qui, troviamo un altro posto. Questo è il nostro obiettivo, per lavorare, aiutare la famiglia, non siamo qua per violenza, non siamo qua per rubare. Io parlo anche nel nome di tutti immigrati che stanno qui, che stanno lavorando, marocchini, tunisini, bangladesi, che hanno la voglia di lavorare. Io parlo nel loro nome di questa gente.